Ciao a tutti, io sono Spartan, questa volta ci troviamo in Palazzo Azzadi, che fa sempre parte del nuovo pacchetto. Oh, fortunatamente è appena iniziata e posso prendere il magnifico carro. Siamo uno degli unici veicoli che so utilizzare al meglio. Se siete un carrista vi consiglio subito di andare a conquistare C, cioè la base, diciamo, tra virgolette, in mezzo. Ambita, diciamo, in tutta la partita, perché funge, diciamo, da posizione strategica tra entrambi gli schieramenti. Molto spesso vi posso dire che il carro nemico arriva da questa strada, che è quella, diciamo, più vicina a C, ma a quanto pare o che il carro non è stato preso, oppure ha preferito assicurarsi un punteggio da Moody. Come avete visto, c'è già della fanteria. L'ho beccata, ma diciamo, non ho procurato grandi danni. Il carro invece potrebbe farmeli se non vado via da questa zona. Opto per aggirarlo, farlo fuori, sperando che sia un abbo. Ricordo che io ho grandissima paura dei carri nemici, se non anche un buon carrista, perché sono gli unici che possono dar filo da torcere a un altro carrista, a prescindere dalla connessione o meno. Ma bisogna fare molta attenzione ai cinquatristi, come state notando, e come vi dirò un po' all'infinito. Stanno conquistando C, la mia bandiera preferita, anzi no, mi sono già gli alleati ad averla riconquistata. Bene, allora proviamo a chiudere i nemici conquistando D ed E, che sono abbastanza vicine tra loro. Qua non so perché non si è riuscito prima ad uccidere i nemici, ma fa lo stesso. Accontentiamoci di fare un po' di punteggio assicurato qua, dove alcuni nemici stanno rianimando i propri compagni, cosa abbastanza intelligente in conquista, ma anche, diciamo, bisogna farlo poi in tutte le modalità. Ma la maggior parte dei medici, non so, a voi non lo capisce. Io trovo medici che non curano e non riesco a capire il motivo. Cioè, dico, capisco, posso capire le persone che hanno rapporto 4, 5, magari curare potrebbe essere rischioso e danneggiare il proprio latte o rapporto. Ma dico, chi ha rapporto neanche uno, per me farebbe ogni tanto bene curare gli alleati. Oltre che salire più in fretta, almeno sì, farebbe qualche punto in più. E magari avrebbe anche la possibilità di arrivare qualche volta primo o comunque tra i migliori giocatori come punteggio. Ho capito che questa partita sarà un po' statica. Non è mica detto poi, magari si sbloccherà tra un po', ma ho visto che i nemici sono costituiti più che altro da fanti che non hanno molta intenzione a affrontare tipo i veicoli nemici come me sul carro. Magari quando l'ho smentita adesso, però proviamo a giocarcela. C'è un cicatrice che è nella zona, no, è scappato via. Forse va bene anche a me, perché non mi piace aspettare il rinnovamento di carro, lo faccio assolutamente. Questa posizione mi è sconosciuta fino adesso. Non credevo che si potesse conquistare anche sopra questo garage, perché solitamente si nascondono in questo punto qua, a quanto pare hanno preferito una posizione un po' più sopraelevata.
probabilmente mi troverò qualcuno dietro. Sì, ho immaginato. Spero che non sia il caso, perché non mi sembra tal ciocco. Sembrerà più un colpo di M320. Spero assai questa cosa, non di un carro nabbo. No, un carro non poteva esserlo a quanto pare. Ho un po' paura di passare per questo vincolo, ma è inevitabile per poter fare qualche punteggio in più. Non so se ci possa essere una strettoia, posso collegare anche da questa parte qua. Parole sante. Mi è data anche di forse più bene del previsto. E a questo punto proviamo a non conquistare A, perché mi sa che è abbastanza protetta al momento. Andare o ad aiutare gli alleati in C o andare a conquistare B. Poi ho visto anche qualcuno. Il mio termico potrebbe andare un po' meglio, che veramente mi stava un po' deludendo. Forse anche un po' colpa mia, perdendo un po' di vista, ma speriamo di no. Ecco, i nemici stanno un po' prendendo il sopravvento, quello che non potevo pensare prima, ma in realtà sta succedendo. Forse anche colpa mia che non sto più conquistando basi,